Siamo di fronte ad una tecnologia dirompente, una tecnologia che ci permetterà in futuro di poter fare delle diagnosi in modo semplice. Per esempio, un elettrocardiogramma riuscirà a rilevare una diagnosi che nessun cardiologo riuscirebbe a fare. È quanto ha dichiarato il professor Ciro Indolfi, cardiologo e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, a margine del seminario sull'intelligenza artificiale che si è svolto all'Università Magna Grecia di Catanzaro. L'intelligenza artificiale sarà un aiuto, consentirà ad esempio nel campo dell'oncologia di poter fare delle diagnosi di tumori al seno in modo più preciso rispetto al medico, in cardiologia riuscirà a fare delle diagnosi più precise e quindi ci consentirà di fare una terapia più opportuna. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morti in Italia, continua Indolfi, e la Calabria è messa peggio. Abbiamo bisogno quindi di strumenti nuovi per poter ridurre la mortalità. In Calabria le malattie cardiovascolari rappresentano ancora una volta la causa di morte numero uno. Noi in questi ultimi 20 anni siamo riusciti a portare le grandi innovazioni della cardiologia. Nella nostra regione lo stent medicato, le valvole cardiache senza bisturi, noi impianteremo delle valvole cardiache senza utilizzare i bisturi e oggi siamo molto interessati e abbiamo diversi sistemi che stiamo sperimentando per l'intelligenza artificiale. Noi pensiamo che questo effettivamente sia l'ultima grande frontiera della medicina. All'incontro ha partecipato il professor Yeong-jin Cho dell'Università di Seoul, cardiologo e pioniere degli studi di intelligenza artificiale nelle sindromi coronariche acute.